Il racconto della Bibbia ha inizio in un giardino in cui Dio e gli uomini vivono fianco a fianco. E gli autori biblici vogliono che guardiamo questo giardino come una sorta di tempio. La cima è un luogo più sacro, il luogo santissimo, Sancta Sanctorum, in cui la presenza di Dio è più intensa. Ed è qui che troviamo l'albero della vita. Allora, di cosa si tratta? Beh, rappresenta la vita e il potere creativo di Dio, resi disponibili agli altri. Infatti, il primo comando dato da Dio è che gli esseri umani mangino liberamente il frutto di tutti gli alberi, incluso questo. Significa che ci si nutre della vita stessa di Dio. Mi sembra un'idea molto profonda. Sì, questo frutto trasforma chi lo consuma o, parafrasando le parole del racconto, lo conduce alla vita eterna. Va bene, ma per raggiungere l'albero della vita, gli umani devono passare da un altro albero chiamato l'albero della conoscenza del bene e del male. E Dio dice che mangiare il frutto di quell'albero li ucciderebbe. E in che modo? Bene, sostanzialmente rappresenta l'atto di assumersi l'autorità di fare ciò che è buono ai propri occhi. Quando gli esseri umani scelgono questa strada, il risultato è la distruzione delle relazioni, la violenza e la morte. Le cose stanno così. Tutti e due gli alberi appaiono attraenti, ma uno di loro è un falso albero della vita. E gli esseri umani mangiano il frutto del falso albero della vita. E vengono cacciati per sempre dal giardino. Il che fa sorgere naturalmente la domanda: è possibile che una persona possa tornare all'albero della vita? Bene, nel corso della narrazione biblica leggiamo il racconto di un uomo di nome Mosè, il quale incontra Dio proprio in un albero del deserto, su in cima a una montagna. Intendi il roveto ardente, quando a Mosè viene detto che si trova su un suolo sacro? Sì, si tratta di una pianta di montagna che irradia la vita e il potere di Dio, proprio come l'albero della vita. E Dio dice a Mosè di condurre il suo popolo su quel monte per stabilire un patto con loro. E questo patto li porterà a dover compiere una scelta. Seguiranno gli dèi che essi stessi si sono creati o riceveranno la vita dal vero Dio? In questo racconto giurano fedeltà a un idolo. Ed è solo il primo di tanti esempi. Il racconto continua mostrando come, generazione dopo generazione, continueranno a scegliere degli dèi creati da loro. E quegli idoli erano di solito collocati su colline alte come alberi meravigliosi, ma sono falsi alberi della vita, che conducono il popolo all'autodistruzione, all'esilio e alla morte. Sembra quasi che sia troppo difficile resistere alla presa che la morte ha su di noi. Abbiamo qualche speranza? Passiamo alla storia di Gesù. Egli venne per annunciare che la vita eterna di Dio era nuovamente resa disponibile per mezzo di lui. Dunque, Gesù si considera l'albero della vita. Sì, è quello che intendeva quando disse di essere la vite che porta alla vita di Dio nel mondo. Gesù invitò le persone a nutrirsi di lui, a mangiare da lui. Sì, le invitò a confidare in lui ed essere trasformate dalla sua vita. Ma Gesù espose anche la corruzione umana, mostrando quanto gli uomini amino i falsi alberi della vita. E così Gesù pose le persone di fronte a una nuova scelta: quella tra la vita e la morte. E questa volta non solo scelgono la morte, decidono anche di attaccare colui il quale sostiene e da cui ha origine la vita stessa. Esatto, Gesù viene condotto in cima a una collina e muore crocifisso su un legno tratto da un albero. La croce è il risultato triste e violento del desiderio dell'umanità di fare ciò che è giusto ai suoi occhi. L'albero della vita è stato sopraffatto dal potere della morte. Beh, apparentemente potrebbe sembrare che sia così, ma Gesù disse di essere il seme della vita di Dio, che sarebbe stato seppellito nel suolo e che sarebbe riemerso dalla terra sotto forma di una pianta che avrebbe portato molto frutto. Dunque, per sconfiggere la morte, Gesù la subì. E ora questo nuovo albero della vita è lì davanti a tutti noi. Possiamo mangiarne il frutto, ma ciò significherà passare per la morte, come Gesù permettendo al vecchio modo di essere umano di morire, affinché una nuova umanità possa crescere al posto suo. Esatto, Gesù disse che lui è la vite e noi i tralci. Non solo ci nutriamo da questo albero, veniamo anche invitati a farne parte, ad aiutarlo a produrre frutti affinché la sua vita e il suo amore possano diffondersi agli altri attraverso noi. E così il racconto della Bibbia si conclude in un nuovo giardino. Anche questo è una sorta di tempio, con l'albero della vita al suo centro, garantendo guarigione e vita eterna a tutti coloro i quali
decidano di cibarsi del suo frutto.